sono Ada e qui c'è la mia amica Carlotta. Piacere. Siamo qui con Radio Birichina e oggi ti faremo 8 domande che si intitolano domande filosofiche per adulti strani. Siamo qui nella scuola Fontana, Istituto Comprensivo di Nostrada, e ti faremo 8 domande. Sono un po' tosse, te la senti? Proviamo. Va bene, partiamo. Come ti chiami? Tatiana. Possiamo sapere l'età? 39. Che lavoro fai oggi? Domestica. Era il lavoro che sognavi di fare da piccola? Non sogniamo, però è andata così. Che lavoro che lavoro pensavi di fare da piccola? Da piccola ho imparato nel mio paese che ne ho il documento di commessa e quello di cuoco. Quello che cucina. Ah, ok. Hai ancora un sogno nel cassetto? Sì. Ci puoi dire qual è? Se lo dico poi io non si... Se è vero! Ma gli adulti sognano ancora? Non ho capito bene. Gli adulti sognano ancora? Sì, penso che sogniamo fino a fine di vita, sempre siamo che sogniamo. Più sogni sia meglio è. Dice. Certo, più la lunga vita abbiamo, sempre abbiamo dei sogni. Ti senti libera come quando eri bambina? Non tanto. Perché? Ne ho un po' più di responsabilità, come quando ero bambina. Cosa vuol dire libertà per te? Libertà per me è un senso... Non so come spiegarlo. Diciamo di avere pace, di avere tranquillità, in questo modo. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia per me non è proprio un sentimento bello. E poi penso per uno di noi anche non è tanto bello quando qualcuno ci fa arrabbiare. Sì, non credo che per nessuno sia bella la rabbia. Eh sì. È sempre negativa? No. Sempre penso positivo io. Quindi secondo te da una rabbia nasce dalla rabbia poi nasce qualcosa di buono? Sì, come sono fatta io che sono nasciuta nel segno di bilancia, posso essere 5 minuti di fuoco e poi subito faccio pace. Va bene. Così proprio sono fatta. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Segreto dell'amore e dell'amicizia. Allora, quello d'amore non lo so, sarà un segreto che se non c'è un po' di fortuna sei rovinato per l'amore. Per l'amicizia sarebbe il segreto che dobbiamo essere più buoni da aiutarci e da rispettarsi. C'è differenza tra amore e amicizia? Sì, proprio penso di sì. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Non voglio pensare. No. Voglio proprio pensare. Nessuno credo che ci voglia pensare. Sei pronta per l'ultima domanda? Sì. Potosta. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Allora, segreto della felicità. Mi sembra che l'abbiamo detto, però no. Segreto mio della felicità è per stare bene, per andare d'accordo, per avere tranquillità e perché stiamo tutti bene. Grazie per essere venuta, spero che ci potremo rivedere un'altra volta, è stato molto bello stare con te a parlare. Ciao. Grazie a voi, ciao. Sono venuta volentieri.